quanto è utile imparare a respirare correttamente? Quanto è utile? È estremamente utile se vuoi vivere una vita veramente felice. Una vita felice dipende da corpo, mente e anima, e il respiro è come un attrezzo che ti rende felice, il tuo corpo, la tua mente, le tue emozioni e anche il tuo spirito. Ananda Yoga per corpo, mente e anima, da dove nasce questo stile di yoga? Vabbè, nasce da Paramahansa Yogananda, il grande maestro indiano, autore del classico autobiografia di uno yogi, che lui aveva un grande discepolo che si chiama Swami Kriyananda, e Swami Kriyananda con Yogananda ha sviluppato questo meraviglioso stile di Ananda Yoga, sempre per corpo, mente e anima. Ci dici un'affermazione sulla gioia? Mi innalzo su ali di gioia, infatti è una delle affermazioni dell'Ananda Yoga. Mi sento un po' stanco, mi dai un consiglio su come alzare la mia energia in pochi secondi? Pochi secondi, ok. Profonda ispirazione, inspira addome, costole, petto, pensa a tutta l'energia, il prana che assorbi, espira, rilassa e subito ti sentirai meglio. Dopo questi 5 giorni di super intensivo, cosa mi porto a casa? Ti porti a casa un tesoro di conoscenza, come vivere meglio. Ad esempio, ognuno di noi ha tanti problemi fisici, mentali, spirituali, e per ogni problema c'è un respiro che ci può essere di aiuto e di sostegno, e questi tesori li esploriamo insieme in questo corso, e abbiamo qualcosa in mano da fare quando la prossima volta ci colpisce una qualche tosta situazione. Grazie Jayadev, un caro saluto. Ok, e forse qualcuno che mi guarda adesso verrà all'intensivo. Ci vediamo appunto il 13 novembre qui ad Ananda Sisi. Ah, ci vediamo con grande gioia.